Inverter per prodotti eolici e fotovoltaici Aurora sono dotati di un software interno che consente il monitoraggio di vari parametri relativi al funzionamento dell'impianto, all'inverter stesso e alla produzione di energia misurata. Sono inoltre provvisti di un display in grado di visualizzare dati sensibili semplicemente grazie al tastierino incorporato. Solitamente, a causa della limitata accessibilità al sistema, è necessario un display remoto dei dati dell'inverter. L'uso del display remoto permette di controllare interamente la funzionalità dell'inverter e di verificarne la produzione di energia. Il PV Desktop comunica con un massimo di 6 inverter in modalità remota. Questo sistema presenta informazioni all'utente tramite un ampio display, elaborandole e memorizzandole per l'intero ciclo di vita del sistema. Il PV Desktop è un dispositivo standalone, tuttavia è in grado di comunicare con altri dispositivi come un PC, ma solo ai fini del download dei dati storici e dell'aggiornamento del firmware. Verificare che il modulo PVI Radio Module sia installato correttamente e consultare il relativo manuale al fine di inizializzare la comunicazione via radio. Controllare che gli inverter Aurora dell'impianto fotovoltaico o eolico siano accesi. Accertarsi che gli indirizzi delle porte RS485 siano diversi l'uno dall'altro, non è necessario che siano sequenziali. Verificare che la data e l'ora correnti degli inverter siano impostate. Controllare che il cablaggio delle porte RS485 sia corretto e che i cavi siano collegati se si desidera inizializzare la comunicazione via cavo RS485. Accendere il dispositivo premendo il pulsante ON-OFF e seguire le istruzioni visualizzate sul display. Quindi selezionare i valori desiderati e procedere alla schermata successiva. Impostare la data e l'ora correnti. Selezionare il canale di comunicazione. Selezionare il box corrispondente al canale di comunicazione da utilizzare. Selezionare il numero di inverter da collegare al PVI Desktop. Selezionare la frequenza di aggiornamento dei dati desiderata. L'intervallo può essere compreso tra 1 e 15 minuti. Eseguire la scansione del canale di comunicazione per la ricerca degli inverter, oppure scegliere di rimandare l'operazione a un momento successivo. Al termine della scansione, una tabella mostrerà i modelli e i numeri di serie degli inverter rilevati. A questo punto si può scegliere l'inverter da associare al PVI Desktop in modo univoco, così che non possa essere rilevato e riconosciuto da altri PVI Desktop vicini. La selezione si effettua premendo il tasto più accanto a ciascun inverter prescelto. Alla pressione del tasto più, il colore della riga corrisponde alla tabella cambia evidenziando la selezione. Si consiglia di verificare che i numeri di serie degli inverter prescelti corrispondano a quelli degli inverter del sistema per evitare di associare l'inverter di altri sistemi vicini al PVI Desktop. Una volta effettuata la selezione, premere il pulsante avanti sul display e confermare la selezione. Ora il sistema è configurato e avvia automaticamente la procedura di sincronizzazione. È importante non interagire con il dispositivo fino al termine della procedura. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere molto tempo a causa della quantità elevata dei dati della cronologia che l'inverter invia al PVI Desktop. Il PVI Desktop mostra di default una schermata intuitiva che riepiloga i dati principali e lo stato operativo del sistema. Ciascun inverter del sistema è racchiuso in un riquadro che indica stati differenti mediante il colore. Se si tocca o si fa clic su un inverter, comparirà un fumetto che visualizza i dati di riconoscimento dell'inverter e il suo stato operativo. La barra superiore contiene le informazioni riguardanti data e ora, stato della batteria, potenza del segnale radio ricevuto e icona della comunicazione via radio. La banda nera centrale visualizza i dati di riepilogo di tutto il sistema. Se si tocca o si fa clic su un punto qualsiasi della banda nera, verrà fornita una vista dettagliata del sistema. Questa schermata mostra il grafico della potenza prodotta dal sistema, oltre che da ogni singolo inverter quando si tocca la relativa scheda o si fa clic su di essa. A destra sono inoltre riepilogati i parametri di dettaglio. La banda nera centrale visualizza i dati di riepilogo del sistema o dell'inverter selezionato mediante le schede. Anche le schede contengono indicazioni sempre visibili con informazioni sullo stato di ogni singolo inverter e un misuratore di potenza che indica la potenza esportata sotto forma di grafico.
Il menu del PV Desktop è suddiviso in sezioni e ciascuna sezione presenta vari sottomenu per visualizzare, configurare o modificare le impostazioni del dispositivo. Menu Statistics. In questa sezione è possibile richiamare tutti i dati di produzione del sistema per determinati intervalli temporali. Le sottosezioni indicano l'intervallo temporale di cui si desidera visualizzare i dati di produzione. Menu Settings. In questa sezione è possibile immettere o modificare i parametri di configurazione del relativo oggetto. La prima intestazione, Date Time, permette di modificare la data e l'ora impostate. La seconda intestazione, Money, consente l'immissione del tasso di cambio corrente per calcolare il risparmio. Display. Imposta la luminosità e ricalibra il touchscreen. La sottosezione Language permette di impostare la lingua di sistema. Configuration Wizard consente la riconfigurazione del canale di comunicazione. E Firmware Update permette di ottenere il firmware più aggiornato per il PVE Desktop. L'intestazione Sleep permette di attivare la funzionalità di risparmio energetico della batteria. È possibile abilitare o disabilitare questa funzionalità a intervalli predefiniti. Per la procedura di installazione del nuovo software, si veda l'apposta sezione del manuale prodotto. Anche i modelli provvisti di Bluetooth presentano un'intestazione di questo menu per abilitare o disabilitare la periferica. Menu Info. All'interno delle sottosezioni di questo menu si possono ottenere informazioni sul numero di serie del PV Desktop e la versione di firmware installata. È inoltre possibile ottenere informazioni sulle schede radio collegate, come la versione del software delle schede. Modalità Full On. Nella modalità Full On il display è acceso e tutte le funzionalità sono attive al 100%. Ogni tocco all'interno di un'area attiva del touchscreen farà sì che la pagina cambi e che siano eseguiti i comandi predefiniti. Modalità Standby o Sleep. Nella modalità Standby o Sleep, il display del PV Desktop è spento, ma il dispositivo reagirà prontamente a un tocco dello schermo. Le periferiche radio RS485 sono operative al 100%. Un indicatore LED lampeggiante di colore blu segnala questo stato. Il PV Desktop passa automaticamente in standby un minuto dopo l'ultimo comando sul touchscreen. Nella modalità standby o sleep, i consumi di tutto il sistema sono ridotti al minimo. Le periferiche sono spente e si riattivano automaticamente per inviare richieste dei dati all'inverter. L'utente non vedrà alcuna indicazione del PV Desktop. Il dispositivo passa in questo stato solo se abilitato mediante il menu specifico e dopo un intervallo di tempo configurabile. Per riattivare il sistema, premere il tasto on-off per almeno un secondo. Il dispositivo non passerà mai alla modalità standby o sleep nel caso in cui sia collegata almeno una fonte di alimentazione. Modalità off. Se si tiene premuto il tasto on-off per almeno 5 secondi, appare una schermata in cui viene chiesto se si desidera spegnere il dispositivo. Se si preme OK, l'oggetto si spegnerà completamente e non invierà alcuna richiesta di dati via radio o RS485, né effettuerà qualsiasi altra operazione fino alla sua riaccensione. Per riaccendere il PV Desktop, basta premere il tasto on-off.